amici. Intanto, come è nostro costume fare, cominciamo subito con un grande applauso al nostro candidato Giuseppe Sottile. Adesso passo, prima di cominciare questo comizio, passo subito la parola al neo arrivato Massimo Alosi, che è arrivato come Superman. Buonasera a tutti. Sono arrivato in zona Cesarini. Buonasera a tutti i cittadini di Barcellona, a tutti i nostri sostenitori, intanto ai curiosi che vengono ad ascoltare, diciamo, il nostro intervento, ma anche e soprattutto a chi ancora è indeciso e non ha scelto a chi dare il proprio sostegno. Oggi io sono qui pubblicamente ad attestare, diciamo, il mio contributo, a testimoniare il mio impegno a favore del candidato Giuseppe Sottile. Ho la necessità anche di spiegare alla piazza anche quali sono i motivi che hanno determinato la mia scelta. E tutto parte, come sapete, dal 12 marzo 2015, cioè dal giorno in cui il Consiglio Comunale ha votato la mozione di sfiducia a favore contro il sindaco, diciamo, uscente. La cessazione della carica degli amministratori, degli assessori e anche di tutti quanti i consiglieri comunali, compreso io. I consiglieri comunali che erano attaccati al gettone di presenza, alle commissioni, alla loro poltrona, hanno in grande maggioranza invece firmato la mozione di sfiducia e poi votato. Cosa è successo nei giorni successivi alla mozione di sfiducia ormai è storia. A Barcellona ormai è comunque in quest'epoca dei social network, dei siti online, la stampa ha per filo e per segno raccontato in quali tavoli, in quali luoghi, in quali ritrovi gli addetti ai lavori hanno cercato di trovare la soluzione più giusta per loro, per la città di Barcellona. Hanno cercato la soluzione migliore, che è quella che consenta di affermarsi rispetto agli altri indipendentemente da tutto, e a questo noi non ci stiamo. A questi diavoli anch'io ho partecipato da addetto ai lavori, ho cercato anch'io di dare un contributo e ho intravisto qual era lo scenario politico che si andava delineando, uno scenario politico chiaro. E ho scelto quindi al proposito di appoggiare Giuseppe Sottile e vi spiego anche le ragioni. Innanzitutto giova sottolineare che tutti i candidati a sindaco sono certamente persone apprezzate, stimate in città, così come lo sono stati anche a mia memoria quelli che li hanno preceduti negli ultimi 20 anni. Tuttavia gli elettori di Barcellona a maggio del 2012 hanno deciso che questa classe politica miope rispetto alle esigenze, i cittadini hanno deciso che sono stanchi delle promesse non mantenute e sono coscienti del fatto che questa classe dirigente, pur avendo gli strumenti, gli uomini, le posizioni politiche per far decollare una città, invece non lo hanno fatto, l'hanno portata nel baratro, e questo non deve essere dimenticato dai cittadini che oggi sono chiamati di nuovo a scegliere. Nel 2012 in maniera pubblicitaria si è decretato la fine di una stagione politica, la fine del centrodestra di matrice berlusconiana, dei suoi rappresentanti che tanto consenso hanno avuto a Barcellona, in provincia, alla regione, dappertutto. Oggi quel centrodestra che si definisce moderato ha scelto come suo candidato Roberto Materia, che predica incessantemente la sua indipendenza dal modello politico recentemente rottamato. Ma tutti i suoi tentativi di smarcarsi da ingombranti figure politiche che si intravedono, che sono chiaramente alle sue spalle, non possono celare che la coalizione altro non è che una copia sbiadita della stessa formazione che nel 2012 i barcellonesi hanno bocciato, con l'aggiunta dei democratici riformisti che invece la regione sostengono paradossalmente la giunta Crocetta.
Non poteva essere quindi questa la mia scelta, non potevo appoggiare il dottor Roberto Materia, che altro non è che un rappresentante proprio di quella coalizione bocciata dai barcellonesi. Allo stesso modo devo dire, non poteva essere certamente la nostra scelta quella di andare insieme al candidato Turrisi, appoggiato dal Partito Democratico tanto lontano dalle mie idee, ma soprattutto non solo dal Partito Democratico, ma anche da attivisti del Fronte della Gioventù, protagonisti del Movimento Sociale Italiano, di Alleanza Nazionale, di amministratori che hanno contribuito ad amministrare la provincia, la regione, recentemente anche questo comune, e che ora sono nell'interesse della città alleati con il sindaco Turrisi a braccetto col PD. Questo non è ipotizzabile, non si può appoggiare questa accozzaglia di persone che nell'interesse della città vi dicono che la vogliono amministrare. Ora, ovviamente, e questo è pacifico, il mio sostegno non poteva andare a Maria Teresa Collica. Per una questione di coerenza abbiamo deciso di sfiduciarla proprio per la sua incapacità amministrativa. Della mozione di fiducia sono stato firmatario, l'ho votata. Ma voglio dirvi soprattutto il motivo per cui voglio appoggiare Giuseppe Sottile, perché la mia scelta non è una scelta residuale, non è una scelta obbligata, posto che queste prime sono da escludere. Appoggio Giuseppe Sottile perché Giuseppe Sottile ha la capacità amministrativa, la personalità per poter essere il sindaco dei barcellonesi. Giuseppe Sottile ha rifiutato in mia presenza la poltrona di assessore, la poltrona di vice sindaco, perché tutto gli hanno promesso pur di non farlo candidare, pur di non rompere quest'asse del centrodestra che deve tornare a Barcellona. Ma noi non ci stiamo e andiamo avanti per la nostra strada, anche da soli, anche con armate che non sono alle nostre spalle, perché noi abbiamo bisogno di un sindaco che sia un vero baluardo di legalità, e dove la legalità non è certamente soltanto la lotta alla criminalità, a quello ci pensano le forze dell'ordine e la magistratura. La legalità che il sindaco deve garantire è la legalità degli atti amministrativi, che non deve essere soltanto formale, ma deve essere anche sostanziale. Noi non possiamo accettare che vengano dati affidamenti diretti al 98%, quando la Corte dei Conti bacchetta l'amministrazione su questi punti. Noi non possiamo consentire, e dobbiamo avere anche il coraggio, Giuseppe Sottile ce l'avrà, di fare delle scelte impopolari, perché la città ha bisogno di essere amministrata, la città ha bisogno di recuperare oltre 15 milioni di euro, che sono 30 miliardi di vecchie lire che noi barcellonesi dobbiamo restituire alle casse del Comune. Non possiamo dimenticare che il Comune vanta crediti per bollette non pagate, tarsu non pagata, acqua non pagata per 30 miliardi di lire, e noi abbiamo il dovere di contribuire, il sindaco li deve recuperare questi soldi, perché servono ai cittadini, e non lo ha fatto nessuno, non li ha recuperati nessuno, né le vecchie giunte né quelle che adesso si sono spese negli ultimi anni. Nessuno, a dispetto diciamo di crediti così importanti, si è mosso nel recupero concreto di somme che servono, che giovano alla città e che servono diciamo a dare slancio economico, a dare un contributo alle fasce più deboli. Nessuno si è preoccupato di recuperare queste somme, perché sono scelte impopolari. Noi, se avremo la possibilità di andare al governo di questa città, faremo anche scelte impopolari. Non è corretto che paghino soltanto alcuni, non è corretto che paghino soltanto quelli, solo le persone diciamo che vengono raggiunte da un senso di rispetto verso le regole. Tutti debbono pagare, e quando non lo fa il cittadino deve essere il comune ad andare a recuperare questi importi. Pagare tutti e pagare meno, questo è l'obiettivo. Volevo aggiungere questo, caro Giuseppe. Ho sentito in diversi comizi e in diversi interventi, ma anche gli umori della piazza, il Consiglio Comunale di Barcellona sarebbe stato quasi da intralcio all'amministrazione precedente, sarebbe stato quasi avrebbe mandato a casa il sindaco perché aveva manie di protagonismo. Ebbene no, noi sappiamo che non è così, sappiamo che la decisione maturata di votare, di fare la mozione di sfiducia e poi di firmarla è stato un percorso travagliato, anche se sofferto se vogliamo, ma noi consiglieri comunali e soprattutto io, Giuseppe Sottile ed altri, abbiamo sentito la responsabilità nei confronti della città di dire a tutti in quel documento che tutti conoscete che l'azione amministrativa è stata carente in questi anni e la nostra inerzia non poteva
protrarsi oltre quasi 36 mesi di governo Collica. La Collica ha avuto la possibilità di amministrare, non lo ha saputo fare. Non è stato il Consiglio Comunale, mi rivolgo agli indecisi, mi rivolgo a coloro che invece, anche a coloro che sono tifosi di una o di un'altra fazione politica. Il Consiglio Comunale è un giusto contrappeso, anche noi siamo stati eletti dai cittadini, anche noi abbiamo il dovere di vigilare sull'azione amministrativa della Giunta Collica e lo abbiamo fatto prendendoci le nostre responsabilità. Volevo concludere il mio intervento, anche a Corrado se volete, consentitemi, per dire che con tutte le mie energie e con tutta la mia forza sosterrò Giuseppe Sottile in questa battaglia elettorale. Noi abbiamo la possibilità di cambiare ancora una volta i risultati scontati. I barcellonesi lo hanno già fatto nel 2012 e non è detto che non si possa ripetere il risultato. Grazie. Grazie Massimo. Dicevo buonasera amici, allora ricominciamo sempre con un altro applauso per Giuseppe Sottile. Mi sia concesso stasera sovvertire le regole del gioco, perché in genere i ringraziamenti si fanno alla fine, ma questa sera vogliamo consapevolmente e volentieri sovvertire le regole, perché ci teniamo troppo a ringraziare tutta la gente che in questi giorni per i quartieri, ma non solo, anche telefonicamente, per strada, sui social, ci sta manifestando questo abbraccio e questa vicinanza al progetto nostro e di Giuseppe Sottile. E io, girando appunto questi quartieri, vedo proprio la gente che si vuole convincere e la vedo veramente e la vedo, c'è qualche parola che porta sfortuna, quindi ogni tanto Giuseppe me lo ricorda di non pronunciare alcune parole. Comunque è per questo che stasera voglio fare un forte e grande grazie a tutti voi. Detto ciò, però, adesso vorrei fare un breve ragionamento e entrare nel vivo delle ragioni di una scelta che appunto, volendo fare questo percorso, vi chiedo di condividere con noi. In realtà si tratta di completare un ragionamento che abbiamo già iniziato 2 settimane fa, proprio da qui, da questa piazza e su questo palco. Penso che molti di voi abbiano assistito la settimana scorsa al comizio del più importante politico che Barcellona abbia avuto negli ultimi 25 anni, al comizio di Mimmo Nania. Ha detto molte cose il senatore Nania, ma il passaggio che più ci interessa, il passaggio che più ci intriga, perché rende onore all'uomo politico che lo ha pensato e che non ha esitato a manifestarlo, non se l'è tenuto per sé, è quello che suonava più o meno in questo modo, cito più o meno testualmente: non esistono uomini per tutte le stagioni, la vita è fatta di cicli e io so bene che un ciclo si è chiuso. Il sogno però, ha aggiunto il senatore, che dico è talmente ricco di esperienza politica che potrebbe dispensarne a tutti noi, il sogno deve continuare, questa è l'idea, l'essenza della destra. Questo ha detto, parola più, parola meno, Mimmo Nania. E qui, dico, prima di andare avanti con il ragionamento, va fatta un'ulteriore premessa, perché anche se questa premessa forse farà sobbalzare dalla sedia qualcuno che non è d'accordo con me, ma dico, non fa niente, perché siamo abituati a dire ciò che pensiamo in modo libero e non ci importa se a qualcuno può dare fastidio. Io penso che non si possa mettere in discussione ciò che ha detto il senatore Nania la scorsa volta, cioè che negli anni 2000 in questa città sono arrivati numerosissimi finanziamenti grazie a lui, e che quei finanziamenti sono un merito che nessuno gli può togliere, come è anche vero che il sindaco Candeloro Nania ha speso bene questi soldi che sono arrivati e soprattutto ha amministrato e ha speso questi soldi sempre, e dico sempre, nella massima legalità.
Ma quindi verrebbe da chiedersi, scusate, ma allora dove sta il problema? Beh, il problema sta nel fatto che le condizioni di ieri non sono più le condizioni di oggi, perché adesso il problema sta pure nel fatto che mentre quei soldi arrivavano, proprio nello stesso periodo, è avvenuto un fatto anche estremamente contrario, e cioè che a Barcellona, soprattutto a livello regionale, veniva fatta oggetto in maniera metodica e scientifica di un vero e proprio scempio, di una spoliazione, di un depotenziamento di tutte le sue potenzialità. Beh, fateci caso, in quegli stessi anni abbiamo perso l'esattoria, prima è stata spostata a Milazzo e poi è stata abolita completamente. Dico, non sto qua io a spiegarvi quali sono stati i disagi per i cittadini. Subito dopo la stazione, dico, la vediamo tutti la stazione, funziona di più quella vecchia che quella nuova, dico, ci passano 4 treni al giorno se Dio vuole, e Barcellona è stata completamente cancellata dalle rotte che contano. L'ospedale, perché l'ospedale è stato chiuso, e non vi fate prendere in giro, perché chi oggi vi dice che l'ospedale è ancora aperto, che oggi vi dice che l'ospedale non è chiuso, ve lo dice solamente per tornaconto personale. E non è possibile che una città con 100.000 abitanti, un bacino territoriale di 100.000 abitanti non abbia un ospedale degno di questo nome, che sembra semplicemente una guardia medica di paese, e che non abbia un reparto degno di questo nome, e che non abbia un punto nascita dove far nascere i nostri figli. Mi sembra quantomeno assurdo. E poi, e contemporaneamente a questo, contemporaneamente all'azzeramento di queste peculiarità della nostra città, cioè i servizi, si è proceduto contemporaneamente anche all'annullamento, all'azzeramento di altre peculiarità di questa città, che sono della nostra tradizione, che fanno parte di noi, che sono il nostro tessuto, ovvero l'imprenditoria, il commercio e l'artigianato, distrutte. Adesso Barcellona è una landa desolata di saracinesche chiuse continuamente, di negozi che chiudono, affittasi di qua, affittasi di là e vendesi di qua. Ci hanno completamente azzerati. Bene, tutto questo è successo senza che si lottasse, senza che si reagisse, anzi con un certo compiacimento, perché mentre a Milazzo fiorivano i centri commerciali, qui invece, a discapito degli imprenditori scoraggiati e distrutti da questa situazione, si stava in silenzio. Barcellona per anni ha rappresentato il cuore pulsante di questa provincia, e non solamente di questa provincia. Oggi qualcuno sostiene che questo massacro sia avvenuto perché sia stato voluto da certi poteri forti, da certi politici regionali, che hanno deciso di distruggere, di radere al suolo questa città, perché questa città rappresentava il consenso per Mimmo Nania, e quindi distruggiamo la città per distruggere Mimmo Nania. Ora, ovviamente non sappiamo se questa è una cosa vera, ma dico, poco importa. Ciò che importa invece è che tutto ciò è avvenuto. Ed è ancora più importante constatare che mentre Barcellona poteva contare non solo su un parlamentare nazionale di alto prestigio, ma anche su due parlamentari regionali, e anche su uno di questi due era anche il sindaco del capoluogo della nostra provincia, e ancora è più importante constatare ciò che ha detto lei, senatore, e cioè che un ciclo si è chiuso, perché dal 2012 il mondo è cambiato, perché un'intera generazione politica ormai è cambiata, e non il sindaco di Barcellona, ma il presidente del Consiglio ha 40 anni, tutti i leader politici di questo momento hanno 40 anni e non ne hanno 60. E la nostra generazione si è convinta
che o lo prende adesso in mano il futuro oppure ci può definitivamente rinunciare, perché siamo, e ci tengo a essere molto chiaro su questo punto, non per articolare critiche, rimproveri o per fare polemica, noi non abbiamo i piedi impantanati nel passato, non siamo su un tratto di strada percorso da altri, la strada a cui guardiamo si trova davanti a noi, non dietro di noi, e lo dico per un altro motivo, che poi dico è il fulcro centrale, grazie, è il fulcro centrale di questo ragionamento, che forse anzi prosegue e conclude quello del senatore Nania, rispettando rigorosamente la coerenza. Beh, se è vero che un ciclo si è chiuso, se è vero che nessuno pensa di essere adatto a tutte le stagioni, se è vero che il sogno del centrodestra, un sogno di sviluppo, può e deve continuare, se tutto questo è vero, beh, e parlo anche ai tanti miei carissimi amici che, dico sicuramente non li biasimo, ma ritengono in assoluta buona fede di essersi schierati ora con la vecchia politica, bene, se tutto questo è vero, allora la risposta nei prossimi 5 o 10 anni non può ritrovarsi all'interno di un ciclo che ormai si è chiuso. Mi sembra ovvio, ormai da quell'albero della destra manteniamo le radici, manteniamo la linfa, ma tagliamo le foglie fradice, tagliamo le radici fradice, cambiamo, oggi siamo solamente noi la risposta al futuro, la risposta è Giuseppe Sottile, a destra, nel centrodestra. Giuseppe Sottile all'età, all'energia. Giuseppe Sottile fino a ieri era a capo dell'opposizione al Consiglio Comunale e conosce bene tanto la macchina amministrativa quanto uomini e cose. Giuseppe Sottile ha al suo fianco una generazione di giovani, anche di meno giovani, che sono perfettamente consapevoli di ciò che non c'è tempo, che non c'è né tempo né voglia di scherzare, che non sono assolutamente privi di esperienza, perché il problema di questi giovani non è una villa in più o un macchinone in più in giardino, non è questo. Il loro problema urgente, scottante, drammatico, il loro problema ormai è il lavoro, la speranza di avere un lavoro, di creare qualcosa in questa città e alla fine di aver creato qualcosa e di aver lavorato magari ricevere anche una pensione per questo lavoro. Beh, Giuseppe Sottile al suo fianco ha gente pulita. Giuseppe Sottile dà spazio e opportunità a chiunque, giovane o meno giovane, voglia lavorare con lui per il rilancio di questa città. Giuseppe Sottile dà spazio a chi vuole andare avanti verso il futuro. Grazie. Grazie e buonasera a tutti. Allora, io mi ero ripromesso l'altra volta che avremmo iniziato a parlare di programmi, però devo dire che assistendo al comizio del senatore Nania qualche parola devo spenderla. La lezione di storia ovviamente è stata fatta da parte del senatore. Il senatore è un politico straordinario, io lo dico veramente, un oratore straordinario. Io l'ho seguito da casa, ho registrato il comizio e veramente sono rimasto ammaliato, come sempre. Io ricordo quando ero piccolo mio nonno, che si chiamava come me Peppino Sottile, io quando ero ragazzino venivamo a vedere i comizi del senatore Nania. Mi ha colpito ad esempio un passaggio fondamentale, perché vedete, il senatore Mimmo Nania è uno che quando parla lancia dei messaggi precisi, non parla mai a caso, attenzione,
Se voi pensate che abbia detto solo una parola casuale, vi sbagliate, perché tutto quello che ha detto è chiarissimo. E il passaggio che mi ha colpito di più, ad esempio, è quello dove dice: noi ci siamo, non possiamo essere in prima fila, ma siamo in prima linea, in prima linea. Ma io questo lo sapevo, senatore, può darsi che i barcellonesi ancora non se ne erano resi conto, ma io lo sapevo, l'ho sempre saputo, l'ho saputo dal giorno dopo della sfiducia, ahimè l'ho saputo qualche settimana dopo, ma è così. C'è la mente, c'è il pensiero e c'è la storia, e ci mancasse che non fosse così. Ma che vogliamo scherzare? Hai voglia che non capisco perché si ostinano a dire no, noi siamo un'altra cosa, ma perché? Scusate, che male c'è? È la storia. Un altro passaggio importante, quando parla che i padri devono lasciare i figli, certo, nella cultura della destra questa è una cosa difficile da capire, difficile da digerire, perché la cultura della destra ci insegna che la storia è fatta di cicli, come diceva Nicola Barbera, è chiuso un ciclo, se ne dovrebbe aprire un altro, ma non sempre si accettano queste cose, ma ci sta, certamente questo ci sta. Eppure devo dire una cosa, in questa straordinaria carrellata di storia, dove si parte dalla polis, passando per il Medioevo, arrivando all'era Sant'Alchiana, arrivando ad oggi, qualcosa ha dimenticato il senatore. E questo mi è dispiaciuto. Una cosa che ha dimenticato da uomo di destra, ad esempio, è il 2009. Il 29 marzo del 2009, quando un partito che aveva raggiunto punte del 14%, che si chiamava Alleanza Nazionale, viene disciolto col consenso di tutti i colonnelli in un partito che si chiama PDL, dove tutti i colonnelli, nessuno escluso, ci tengo a dirlo, perché magari qualcuno pensa, beh, ma anche qualche amico tuo, anche lui, anche Ignazio, volete che ve lo dica, anche lui, tutti quanti i colonnelli hanno deciso, come ha detto un autorevole scrittore che si chiama Marcello Veneziani, di accettare di sedersi al tavolo bandito dal padrone per spartirsi le briciole. È questo quello che è successo nel 2009, non ce lo dimentichiamo. Ecco, questa parte di storia il senatore l'ha dimenticata. Eppure in un convegno al Parco Maggiore La Rosa io ricordo gliela feci la domanda, glielo chiesi: senatore, ma quando si prese questa decisione, visto che adesso ce l'avete tutti con Fini, visto che Fini è diventato il capro espiatorio di questa scelta, ma voi dove eravate? Dove eravate voi? Che scelta avete preso? Scusate. E adesso però si parla di destra, riferendosi ai nostalgici. Il senatore dice, adesso quando si parla di destra qua non si capisce, c'è un pullulare di destra, un pullulare, perché chiaramente la patente per essere di destra chi è che la deve dare? Gli devono dare gli efori sulla montagna devono darla la patente di destra, o la destra è un'idea? E le idee, diceva qualcuno, camminano sulle gambe degli uomini, e allora la destra è un'idea, non c'è una patente, e io non accetto che qualcuno mi possa dare a me la patente di essere di destra o di non essere di destra, di appartenere ad una storia, di essere incistato in una storia. Nessuno me la può dare, nessuno. Mio nonno Peppino, che mi ha insegnato i veri valori della vita,
mi diceva sin da piccolo una cosa che io allora non capivo. Mi diceva: io sono mussoliniano, ma non ho mai portato la camicia nera. Mio nonno era del 19, quindi visse il periodo fascista. E allora io non capivo, quasi gli rimproveravo questa cosa: ma perché mi dice questa cosa? Io sono mussoliniano, ma non ho mai portato la camicia nera. Bene, io l'ho capita questa cosa con gli anni, col passare degli anni, e l'ho compresa bene. Perché mio nonno, sapete cosa voleva dire? Che si può credere in un'idea, ma si può essere liberi all'interno di questa idea. Ed io, caro senatore, sono un uomo libero. Io sono un uomo di destra, fieramente di destra, ma sono un uomo libero, e nessuno mi può dare la patente di dire e di essere. E allora è veramente straordinario l'intervento del senatore Nania. Io l'ho ascoltato più volte, credetemi, perché ho voluto capire tutti i messaggi. E l'altro messaggio che ha mandato è l'autorevolezza. E dice: ma l'autorevolezza è necessaria, non è che così alza prima mattina può decidere di fare un sindaco, figlio subito. Dico: io capisco che tu non hai nulla da rete, ma dico, non è facile. E poi dice: beh, l'autorevolezza, a Barcellona sono arrivati 200 milioni, sono arrivati grazie al sottoscritto, via anche sono arrivati via Buzzanca, via Formica, via Nania, via tutti, sono arrivati questi soldi, sono arrivati con la legge Mancia. E poi ci spiega che cos'è la legge Mancia, ma dal suo punto di vista. E allora io vi chiedo una cortesia: andate a vedere che cos'è questa legge Mancia, per capire meglio. La legge Mancia è una vergogna tutta italiana, ma lo sapete voi? La legge Mancia esiste solo in Italia e forse in qualche paese del terzo mondo, perché la legge Mancia si chiama così perché è il contentino che i parlamentari hanno l'autorizzazione del governo a versare sui loro collegi elettorali. Quindi la mancia non è per i parlamentari, la mancia è per voi che gli avete dato i voti, per questi. E allora noi ringraziamo il senatore Nania di aver usato questi fondi per portarli a Barcellona, per aver fatto, per aver realizzato o iniziato a realizzare tante opere pubbliche. Ma con questa legge Mancia, che era stata abolita nel 2008 e inserita nuovamente nel 2009 col governo Berlusconi, allora poi gli cambiarono anche nome, sapete, perché la chiamarono Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio. Sapete che cosa è stato giustificato con questa legge Mancia? Ad esempio, dai 250.000 euro per organizzare il raduno degli alpini di Bergamo a 1.120.000 euro per finanziare la scuola privata di tale Emanuela Marrone, moglie di Umberto Bossi. Questa è la legge Mancia. E allora grazie veramente per aver portato questi soldi, ma probabilmente questi 265 milioni che vengono ogni anno, ancora continua, nonostante questi 265 milioni potrebbero anche essere utilizzate per altre cose, ad esempio per non aumentare le tasse, dico solo, oppure per finanziare ristrutturazioni dove ci sono stati importanti disastri, alluvioni, come Barcellona, come Giampilieri, come Genova. No, ci sono due commissioni, la commissione bilancio e un'altra commissione, che si riuniscono nottetempo e decidono come spartirsi questi soldi. E questa legge Mancia non passa in aula, non lo sapete questo voi? Questi provvedimenti non passano in aula, vengono decisi in segreto nelle commissioni. È giusto saperlo, ma questo non inficia il fatto che sono stati portati questi soldi, attenzione. Ma è anche giusto sapere di che cosa stiamo parlando. E allora, l'autorevolezza, si diceva. Beh, io mi chiedo, ma questa autorevolezza dov'era?
quando veniva declassato l'ospedale, ad esempio, come ha detto Nicola Barbera? Dov'era quando si decideva il trasferimento della serie? Dov'era quando la stazione ferroviaria veniva sempre più declassata? E poi rammento una cosa: durante l'alluvione, dopo l'alluvione, quando il senatore Mimmo Nania era vicepresidente del Senato, mi chiedo come mai, vista tanta autorevolezza, i militari arrivarono dopo 20 giorni a Barcellona a spalare quello che rimaneva. Perché io ero uno degli angeli del fango, assieme a tutti i ragazzi della mia palestra eravamo per strada. I militari arrivarono dopo 20 giorni, magari se fossero arrivati prima avremmo potuto dire che c'era veramente un'autorevolezza. Ma sempre parlando dell'autorevolezza, a me le cose piace poi dirle, perché questa autorevolezza in buona sostanza in che cosa sarebbe consistita? Nel fatto che c'era una trinità composta da Buzzanca, da Formica e dallo stesso senatore Nania, che vigilavano, perché dove andavano loro, come dice lui, a Neausto no, non lo potevano dire, no? Ma adesso, cari barcellonesi, il senatore non è più senatore, Buzzanca, ahi lui, non è più né sindaco, e non parliamo di quello che è successo a Messina, dico, in questi anni, che è meglio stendere un velo pietoso, e non è più nemmeno deputato regionale. Quindi questa autorevolezza a chi rimane? Rimane a chi? A Formica e a Picciolo? E sono gli stessi due che hanno per caso fatto l'accordo per stabilire chi doveva essere il candidato a sindaco del centrodestra barra sinistra? Sono loro due? Sono Picciolo e Formica? E lo stesso Formica che è stato condannato a pagare restituire 379.000 euro all'ARS per il danno erariale procurato, è lo stesso Formica? È lo stesso Picciolo che è stato condannato qualche settimana fa a 2 anni e 6 mesi di reclusione perché sospettato, ma è stato condannato, poi in appello magari verrà assolto, sospettato di essere il corvo del comune di Messina perché avrebbe inviato delle lettere anonime contro un assessore? Sono questi due l'autorevolezza? Beh, senatore, guardi, noi possiamo fare a meno di questa autorevolezza a Barcellona. Ed allora Giuseppe Sottile non parla di programmi, ma guardate, io qualche programmino ce l'abbiamo pure, perché sapete, nei comizi a volte sei preso da quella verve di dire tutto quello che hai nello stomaco, di dire tutto quello che hai nella pancia, però Giuseppe Sottile ce l'ha una visione, ed è la visione di un quarantenne. Questa è la visione di Giuseppe Sottile. Io in questi giorni, assieme a tutte le persone che mi stanno vicino, assieme ad una vera e propria squadra, abbiamo fatto il giro di tantissimi quartieri, di tantissime zone periferiche. Siamo stati a Fermina Morta, a Sant'Antonino, a Sant'Antonio, a San Francesco di Paola, a Pozzo Perla, siamo stati a Battifoglia, nelle case popolari totalmente abbandonate, sia negli ultimi 3 anni sia negli anni precedenti. Siamo stati nel Rione Panteni, un borgo straordinario se fosse veramente valutato per quello che è. Siamo stati a Santa Venera, a Centineo, a Gala, un quadro desolante. Guardate, un quadro desolante, mi dovete credere. Come se non ci fosse, come se questa città non fosse stata amministrata, ma non negli ultimi 3 anni. Da decenni e non è stata amministrata. E allora, l'altra volta in un confronto, io che andavo a dire, guardi,
al presentatore dicevo, guardi, quello che mi rimane più impresso è la gente, a parte il degrado, ma quello lo vediamo tutti, ma la gente che quando ti vede ti butta addosso tutta una serie di... Molti non vogliono andare a votare, allora ti devi mettere lì a spiegare, guardi, io sono come lei, io sono un cittadino, prima di essere il candidato a sindaco sono uno che è arrabbiato quanto è arrabbiato lei. Lei deve andare a votare perché la sua penna è un'arma straordinaria, ma è difficile, credetemi. E allora ti raccontano tutte quelle cose, anni di incurie, ma guardate qui, cioè, guardi qui, ti portano sui posti, ma le sembra a lei, avvocato, le sembra che deve essere così un paese, lo so, e io me li subisco tutte quante, sto lì ad ascoltare. Poi intervengono altri due candidati a sindaco e uno dice, ah, io... quando vado in giro la gente è entusiasta, salta di gioia quando mi vede, è una cosa incredibile, io sono il salvatore di questa città quando mi vedono. E un'altra dice, no, a me quando la gente mi vede ha fiducia, anzi è rammaricata, mi dicono, ma come mai questa sfiducia, per quale motivo, ma lei era bravissima, guardi, è tutto pulito qua, veramente non ce lo spieghiamo. E allora, signori, ma diciamo la verità, o i cittadini vi prendono in giro o siete voi che prendete in giro loro. Ed allora qual è la nostra visione? La nostra visione è partire dalle cose semplici. Noi vogliamo strade pulite, sicure. Noi vogliamo strade dove si stabiliscono i divieti di sosta per pulirle, come succede nelle grandi città, non ci vuole nulla. Settimanalmente si mette un divieto in questa strada, nella via Roma, e si dice giovedì dalle 6 alle 8 non parcheggiare perché deve passare la macchina per pulire. Non è una cosa difficile, no? Una città dove c'è una viabilità fluida, una città dove c'è un trasporto pubblico che funziona. Abbiamo fatto col collega Losi una mozione, abbiamo proposto una mozione di studio per capire com'è che a Barcellona non c'è mai stato un trasporto pubblico. Voi sapete? No, c'è. Ovvero, non c'è ma lo paghiamo. E ci costa 500.000 euro l'anno questo cavolo di trasporto. Ma vi rendete conto? Avete mai visto voi un autobus pieno di gente? C'è un autobus che gira per la città sempre vuoto. Un autobus fantasma, un autobus che bisogna stare attenti anche a salirci, un autobus che se parti non sai se arrivi perché il conducente si ferma alla bottega per farsi la spesa, oppure fai un giro più largo per prendere un amico. Questo è l'autobus che c'è a Barcellona. L'unico motivo per cui esiste questo autobus è perché bisogna pagare lo stipendio a quel povero disgraziato che deve portare il pane alla propria famiglia. È questo. Poi non si sa nulla, dove sono le fermate, dove sono le garitte, quali sono gli orari, quando passa, se non passa. Questo è il servizio pubblico che abbiamo a Barcellona. Noi abbiamo la visione di una città dove ci sono dei parcheggi, dove questo servizio serve perché non è necessario prendere la macchina dalle periferie per arrivare al centro. Questa è la visione della nostra città, dove i bambini e gli anziani magari non pagano, dove ci sono delle isole pedonali per i negozi, per lo sviluppo dei negozi e dell'attività. Siamo per una città che sia diversa, una città moderna, perché vedete, parlando di giovani, ai giovani bisogna dare la percezione di una città diversa, ai giovani devi regalare un sogno per restare in questa città, ed è questo il discorso. Adesso sì, abbiamo i locali, la sera si esce, e l'ultimo sindaco, quello che saluto prima di me, adesso questa cosa se la vende come propria, guarda, abbiamo riempito le piazze, non è così, lo sappiamo tutti, la verità è che fortunatamente c'è una città giovane che si sta risvegliando, una città che ha voglia di vivere, una città di giovani che chiede un ricambio generazionale. E questo è quello che si chiede, perché ai giovani gli devi dare anche questo.
occorre fare una delle prime cose, occorre fare una ricognizione di tutte le aree che sono abbandonate a se stesse e degradate, perché si possono fare tante cose, si possono ad esempio affidare ai privati, si possono fare dei progetti di educazione ambientale, di promozione di particolari tipi di agricoltura, per la creazione di spazi verdi, giardini, oasi floreali realizzati da privati in cambio della possibilità di farsi pubblicità. Si possono creare aree attrezzate per il fitness, aree attrezzate per i bambini, aree di sgambamento per i cani, perché anche questo è importante. In una città civile c'è tutto questo e qui non lo abbiamo, signori. Non abbiamo nulla. È inutile che ci affidiamo a progetti mastodontici, a progetti megagalattici, probabilmente irrealizzabili se non fra 4, 5, 6, 7 anni. Bisogna iniziare subito. È questo quello che io ho rimproverato alla vecchia amministrazione ed è uno dei motivi per cui abbiamo fatto la sfiducia. Ed è proprio questo, perché 33 mesi sono pochi, può darsi che sono pochi, ma la direzione intrapresa era sbagliata. È questo che abbiamo visto noi, perché nel momento in cui tu, che parli di legalità, mi dai 98 affidamenti diretti su 100, la direzione è sbagliata. Nel momento in cui riesci a perdere 860.000 euro, la direzione è sbagliata. Nel momento in cui dai un affidamento per 48.000 euro, quando puoi farglielo fare all'ufficio, la direzione è sbagliata. E allora mi dispiace con tutta la buona volontà, Maria Teresa, hai tutta la mia stima e il mio rispetto e te l'ho sempre detto, ma la direzione intrapresa sicuramente era quella sbagliata. Tante sono le cose che noi abbiamo in mente di fare. Ad esempio, una delle cose che abbiamo sempre, è stato sempre un mio chiodo fisso, è quello dell'ambulantato selvaggio. Barcellona è la città, mi sembra la Catania di 10 anni fa, perché adesso nemmeno a Catania le cose stanno più così. Ogni angolo c'è un'ape, ma questi signori devono guadagnarsi da vivere, certo, ma il problema non si risolve andandogli a fare la multa, perché tanto sempre là sono, non hanno niente, non hanno nulla da perdere. Perché non creiamo dei mercatini rionali, ad esempio, uno ogni giorno alla settimana, dove si può dire andate a mettere là, ogni giorno possono lavorare questi signori in fondo, no? Non è che gli si può impedire di lavorare e di guadagnarsi il pane. Ed allora l'altra volta mi chiedevano i 100 giorni. Beh, se lei fosse sindaco cosa farà nei primi 100 giorni? È una risposta difficile da dare questa. Nei primi 100 giorni si può fare tanto e si può fare poco, ma certamente questa è una mia promessa e non sono uno che fa promesse, potete dirlo alla gente in giro, perché io non prometto né posti di lavoro, non prometto permessi di soggiorno agli extracomunitari, non faccio offerte di lavoro online con lo slogan, non ne faccio di queste cose. Perché non ci crede, non ci credete nemmeno voi. E allora la prima cosa è trasferire l'ufficio relazioni con il pubblico all'ingresso del comune. Perché in questi 3 anni che ho fatto il consigliere comunale mi sembrava di essere all'ufficio informazioni. Perché persone entravano al comune, la prima cosa che ti chiedevano: dov'è l'ufficio, dove devo denunciare la lampadina che mi manca, dove devo denunciare il tombino che è saltato, dove devo denunciare la buca nella strada. Ecco, quello deve essere messo all'ingresso, la trasparenza. Ma dove è stata la trasparenza in questi 3 anni, scusate? La trasparenza, di quello parliamo. Deve essere all'ingresso messo, ufficio relazioni con il pubblico a caratteri cubitali. Tu entri, fai la denuncia, non solo, la denuncia viene trasferita in tempo reale agli uffici. In tempo reale significa subito, non significa dopo una settimana, dopo un mese, e a volte si smarriscono nei corridoi questi pezzi di carta. In tempo reale significa subito, non solo, dopodiché ti assegnano. Ti dicono signore, signore, perché le persone bisogna trattarle bene, non quasi con questo scazzamento che si ha quando hai a che fare, quando entri in un ufficio.
Bisogna alzare la testa, essere lì pronti a rispondere, rispondere con gentilezza, perché è questo che le persone chiedono. Chiedono gentilezza e vedrai che dall'altra parte troverai gentilezza. E allora 20 giorni per risolvere questo problema. 20 giorni, 30 giorni se è un problema più grave. Ma pure 40, ma basta che si dia un termine. Io devo sapere quando mi cambieranno la lampadina nella strada, non lo devo sapere. E allora qual è, cosa possono rimproverare a Giuseppe Sottile? Giuseppe Sottile parla, però non ha programmi. Signori, noi non abbiamo un programma, noi abbiamo un progetto rivoluzionario per questa città, rivoluzionario, questo abbiamo. Il programma sarà pubblicato, ma ve ne do qualche accenno. Si parla di museo delle varette, bene, io vi dico dove lo facciamo e con quali soldi lo facciamo il museo delle varette, perché il museo delle varette può essere fatto dove c'era l'ex stazione dell'Asti, in un punto che ricongiunge Barcellona e Pozzo di Cotto, sul ponte, lì si può fare il museo delle varette e riqualifichiamo una zona. Esiste un obiettivo nell'agenda dei fondi europei che si chiama valorizzazione del patrimonio culturale e naturale. Pensate che ci possa rientrare lì dentro? Sì, ci rientra. E con quei soldi noi li finanziamo, non con i soldi dell'area, con i soldi dell'autorevolezza che non c'è più, non con le immagini stratosferiche, con quello. Ma ne posso fare un altro. I basiliani, quel sito straordinario potrebbe essere trasformato con gli stessi fondi, con lo stesso obiettivo, potrebbe essere trasformato in una scuola dell'artigianato, che sarebbe la cosa più straordinaria che possiamo fare a Barcellona, dove l'artigianato ha una storia e noi la riprendiamo. Una scuola per l'artigianato che sarebbe una cosa unica in provincia di Messina e forse unica in Sicilia. E allora sono cose concrete queste? Io penso di sì, ma ce ne sono tante altre. È chiaro che un'amministrazione deve puntare su tutto quello che produce economia. Pensiamo al centro intermodale merci, ad esempio, che sarebbe uno dei tre scali merci più importanti della Sicilia e che porterebbe il nostro territorio al centro del Mediterraneo, un centro intermodale che porterebbe 100 milioni di investimento e 500 posti di lavoro a regime, ed è lì, e l'amministrazione vecchia lo aveva snobbato, dobbiamo dirla questa cosa, poi si è ritornati indietro per fortuna, e questo grazie a quel consiglio comunale di 30 persone che stavano seduti a scaldare la sedia. Beh, qualcosa l'abbiamo fatta, signori, in questi 3 anni. Qualcosa l'abbiamo fatta pure noi. Le priorità si diceva, le priorità ad esempio sono il depuratore. Voi sapete che con l'ultimo decreto noi abbiamo 1400 metri di costa con divieto di balneazione. Nel 2015 ancora abbiamo 1400 metri di costa che con quei 1350 di Terme Vigliatore fanno 2750 metri di costa che sono interdetti alla balneazione, e si parla di depuratore da una vita, da quando ero ragazzino si parla di questo maledetto depuratore. È una cosa che bisogna sistemare al più presto. Abbiamo il mare. A noi, caro Roberto Materia, gli abbracci, questi abbracci collinari, simbolici, metaforici, a noi non ci piacciono, lasciamo perdere gli agriturismi di nicchia, gli abbracci non ci piacciono, noi vogliamo essere liberi, noi vogliamo una Barcellona libera, libera da abbracci, libera da padrini, libera da autorevolezza, non vogliamo l'autorevolezza, non ci serve l'autorevolezza a noi. Ed io sono giovane e inesperto, però signori sono contento di essere giovane e inesperto,
perché la mia visione è certamente diversa dalla visione che può avere qualcuno più grande di me. La mia visione sicuramente è una visione più vicina ai giovani di questa città. E per questo io concludo leggendovi una bellissima frase di Albert Einstein, che suona così: solo quelli che sono abbastanza folli da credere di poter cambiare il mondo lo cambiano veramente. Grazie a tutti.